Bene, rieccoci. E allora, con Advisory Update, come promesso, è l'approfondimento della mattina. Parliamo di due tecnologie di cui insomma, si comincia a parlare sempre più spesso ed è sempre più presente nella nostra vita di tutti i giorni, sia lavorativa sia personale, in particolare una tecnologia. Mi riferisco, lo vedete anche dal titolo, al cloud e al 5G, che insieme effettivamente potrebbero determinare, insomma, offrire possibilità. Noi abbiamo messo infinite punto di domanda. Beh, ne parliamo con il nostro ospite, che è Alessandro Cillario, co-CEO di Cabit. Alessandro, grazie per la disponibilità. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Ciao a tutti. Dunque, parliamo di un settore, di più settori in forte espansione, tant'è che, insomma, le potenzialità stesse sono ancora un po' un'incognita. Adesso Alessandro ci spiegherà un po' meglio. Sarà che, insomma, parliamo di sinergie tra due settori, cloud e 5G, e quindi siamo davanti a una tecnologia che ci permetterà di che ci permette tuttora di conservare, di immagazzinare e memorizzare una quantità infinite, torna la parola infinita, di informazioni, ma anche stiamo per conoscere una velocità mai vista prima. Quindi abbiamo velocità e capienza di immagazzinamento di informazioni, insomma. E allora proviamo inizialmente, Alessandro, se sei d'accordo, a fotografare il mercato. Di che cosa parliamo esattamente, quali sono le opportunità e che cosa lega, insomma, questi due settori, appunto, tra velocità e capacità di condividere a livello proprio in maniera molto importante, sua maestà il dato. Alessandro. Esatto, direi che sua maestà il dato è la definizione più giusta, da cui probabilmente vale la pena partire. Allora, no, chiaramente quello di cui stiamo parlando sono due tecnologie che hanno due percorsi anche di sviluppo, appunto, tecnologico diversi: uno più strettamente attinente al mondo delle comunicazioni, e quindi del trasferimento, di come effettivamente i dati vengono trasferiti, e l'altra, come giustamente dicevi, invece più attinente al mondo del dove vengono archiviati o come vengono processati, in quel caso ovviamente il cloud. Ma per quanto riguarda il 5G, è una tecnologia emergente, se ne è già iniziata a parlare per chi, come per appunto noi in Cabit, si occupa di innovazione disruptive già da qualche anno, e oggi sta iniziando a effettivamente concretizzarsi sia nelle prime applicazioni pratiche sia proprio in un'implementazione poi infrastrutturale all'interno dei territori. Per riassumerlo forse nella maniera più semplice in assoluto, diciamo il 5G è un'evoluzione, no, del 4G, delle tecnologie di telecomunicazioni precedenti che c'erano, che ti dà alcuni vantaggi importanti da un punto di vista poi di qualità dei servizi che vengono erogati. Il primo è fondamentalmente legato al numero di dispositivi che si possono connettere in una singola area. Questo non è una cosa banale. Adesso gli esempi più pratici che noi vediamo sono tipicamente quelli, non lo so, un grande concerto, no, in uno stadio, c'erano, sì, tempi in cui si poteva fare, speriamo di poterci tornare, tantissimi dispositivi connessi non riuscivano, no, a far andare internet sui propri cellulari le persone, perché tutti insieme cercavano di avere accesso, appunto, certo, alla stessa banda, alla stessa rete. Con questa tecnologia 5G ovviamente vengono amplificate le potenzialità di trasmissione, quindi questi tipi di problemi vengono eliminati. Lo stesso vale all'interno delle aziende, no? Quindi mondo IoT, per esempio, posso connettere molti più dispositivi e avere la garanzia, la tranquillità del fatto che possano funzionare e interagire fra loro e non essere, diciamo così, isolati. Quindi questo è un primo grande vantaggio del 5G. Il secondo, come giustamente dicevi, è la velocità, la riduzione della latenza. Quindi chiaramente la capacità che avrai con questo nuovo sistema di muovere i dati con una rapidità, con una velocità molto maggiore. E questo si collega ovviamente in maniera molto diretta anche alla parte al tema del cloud. La riduzione di questa latenza e della velocità vuole dire, prima di tutto, poter arrivare anche in tanti territori in cui tradizionalmente magari la connettività fa più fatica ad arrivare, e quindi consente un processo di digitalizzazione più completo anche nel nostro caso del paese, nelle aree più rurali o remote, e allo stesso tempo ti consente l'utilizzo delle applicazioni in cloud in maniera più efficiente, più rapida, con una comunicazione o uno scambio più rapido dei dati. Quindi sono due tecnologie diverse che si parlano in un certo senso e che potenzieranno l'una l'altra nel corso dei prossimi anni.
Che poi dicevamo il 5G è molto più veloce, non che il 4G sia lento, insomma, mi viene in mente la battuta di un film in cui un personaggio dice la velocità luce è troppo lenta, non siamo davanti a un cambio rivoluzionario, però è ovvio che il 5G, insomma, un po' anche in virtù di quello che si legge, di quello che ci capita anche di osservare, insomma, attraverso qualche video che ci mostra qualche potenzialità, è ovvio che possa essere una svolta per davvero. Oh, e allora, cloud e 5G. Cerchiamo di capire, Alessandro, anche l'Italia e il resto del mondo a che punto sono, cioè queste tecnologie insieme dove stanno facendo i passi più importanti, se effettivamente li stanno già realizzando. Certo, ma guarda, allora, da questo punto di vista il contesto globale è molto frammentato, nel senso che abbiamo delle realtà e dei territori emergenti dove naturalmente lo sviluppo è più rapido. In America, in Europa e in Cina, ovviamente, il cloud ormai ha un'ampia diffusione, da un punto di vista statistico, cosa che ovviamente in paesi più emergenti ancora sta un pochino latitando, ma insomma sta iniziando a entrare. Sulla parte del 5G siamo in una fase ovviamente delle prime implementazioni, diciamo così, di pilota. Quindi che cosa significa? Che gli hardware per cui che possono essere i nostri telefoni piuttosto che gli hardware che vengono messi all'interno delle aziende sono già predisposti per utilizzare questo tipo di tecnologia. Però stiamo parlando in questa fase dei primi piloti che vengono implementati all'interno di aziende, che possono essere sia dei settori, diciamo così, produttivi che dei servizi, ma prima di tutto si parte probabilmente dai settori produttivi, e sia dalla parte delle istituzioni pubbliche, diciamo. Questi saranno i due elementi trainanti, no? Quindi aziende o società di telecomunicazioni, oppure aziende che faranno attraverso le società di telecomunicazioni delle installazioni di questo servizio, e poi la parte ovviamente anche del mondo pubblico. L'integrazione con il cloud è importante perché? Perché il cloud ormai, appunto, come ti dicevo, è pervasivo, quindi tu tieni conto che a livello globale è un mercato che continua a crescere in maniera spaventosa, cresce con una crescita, un CAGR medio annuo del 26%, quindi è molto molto consistente. Dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano di una decina di giorni fa, proprio dell'Osservatorio sul cloud, ci dicono che anche in Italia cresce del 16% annuo, quindi con un impatto molto consistente, e che praticamente quasi la metà delle aziende italiane di media e grande dimensione già ha utilizzato o sta utilizzando servizi di cloud a 360 gradi. Quindi l'integrazione fra queste due tecnologie ci consentirà fondamentalmente di poter beneficiare di quella rapidità nel trasferire i dati, nel processarli, nell'utilizzarli, e allo stesso tempo, dall'altro lato, consentirà di utilizzare a pieno i servizi di cloud, sia di storage come quelli di cui ci occupiamo noi di Qubit, sia di computing e gli altri servizi di questa natura. Beh, molto chiaro, io poi ricordo, insomma, quando lavoravo in televisione già nel 2005-2006, quando bisognava trasferire magari delle immagini, faccio un esempio molto banale, delle immagini magari compresse da un server all'altro, insomma, bisognava far passare tutta la notte per diciamo, delle immagini che non erano neanche così abbondanti, insomma, una decina di minuti ci voleva tutto il giorno. Questo è un esempio più banale che può farci capire ancora di più Sì. di che cosa stiamo parlando, ma Su lo stesso. questo, no, sai, una cosa che mi facevi appunto venire in mente su questo, Sì. il problema del trasferimento è da sempre, diciamo così, uno dei problemi chiave insieme all'archiviazione dei dati, no? Quindi uso il cloud per archiviarli e posso scalare e allo stesso tempo ho un tema di trasferimento di velocità. È anche uno dei motivi per cui Gartner appunto cita il cloud distribuito come uno dei trend tecnologici del futuro. È quello che noi stiamo facendo a tutti gli effetti con Qubit, noi realizziamo tecnologie di cloud distribuito. E perché è un trend tecnologico? Perché naturalmente ti consente di appunto frammentare, distribuire l'informazione più vicina alle aziende, agli utenti, ai cittadini, e quindi renderle più efficienti da un lato, più sicure dall'altro e anche più sostenibili. Questo aspetto è appunto tipico di tecnologie che sono emergenti e che quindi hanno sempre più l'obiettivo di dire: devo garantire un livello di qualità del servizio, velocità, accesso ai dati, rapidità che sia il più efficiente possibile. Quindi è un trend tecnologico verso cui ci stiamo sicuramente muovendo.
Veniamo anche a voi, nel senso che lo stesso Cabit è stata protagonista di un'operazione interessante che va proprio in questa direzione. Si tratta di un'operazione che coinvolge anche un'altra società e si tratta di Linkem, che è un operatore 5G, insomma, anche abbastanza conosciuto in Italia. E allora, di che cosa si tratta? Qual è l'obiettivo, insomma, di questa operazione? Alessandro. Sì, allora guarda, l'operazione con Linkem che appunto abbiamo annunciato recentemente è un'iniziativa che prima di tutto ha un valore, diciamo così, importante per noi e di cui insomma siamo felici di poter avere Linkem come partner perché naturalmente è una società che ha avuto una grande crescita, che sta continuando a crescere e che è in un settore che è quello delle telecomunicazioni che ha grande valore per la tecnologia Cabit. Nello specifico, stiamo implementando una sperimentazione per andare a applicare, diciamo, la tecnologia Cabit in questo ambito. L'obiettivo ovviamente è quello di esplorare, no, le potenzialità della tecnologia del cloud distribuito con Linkem insieme e nello specifico questo si innesta all'interno di un progetto, di un programma che si chiama Next Generation Cloud Pioneers, di cui magari dopo ti dico qualcosa, ed è un programma a cui stanno aderendo tante aziende. Motivo e utilità di questo? Sperimentare delle soluzioni di cloud che possono essere applicabili sia in ambito B2C sia in ambito B2B, in sinergia appunto con Linkem in questo caso. E per noi è un elemento abilitante in più perché, siccome noi appunto realizziamo delle reti di cloud distribuito, esattamente come già Cabit ha una sua rete pubblica distribuita in 70 paesi nel mondo con più di 25 milioni di file salvati, dove gli utenti contribuiscono a tenere in piedi appunto questa rete distribuita. La tecnologia che abbiamo ci consente anche di fare delle reti dedicate alle singole enterprise, alle singole aziende, alle singole organizzazioni. Questo vuole dire che in primis con Linkem appunto stiamo sperimentando questo tipo di soluzione che andremo appunto a validare nei prossimi mesi di lavoro proprio per poi dopo poterla eventualmente scalare sia in ambito B2C che B2B. Prima hai detto la parola magica, o meglio le parole magiche, si tratta di Next Generation Cloud Pioneers. Ne avevo parlato anche già qualche mese fa, quando avevo avuto modo di parlare sempre con voi di Cabit, e allora rinfrescaci la memoria, diciamo così, dato che comunque è un'operazione, mi pare di capire, ancora viva, nel senso che è una campagna di adesione ancora aperta e che sta coinvolgendo sempre più aziende in Italia. Esatto, appunto nell'ambito di Next Generation Cloud Pioneers anche Linkem sta partecipando. Qual è lo scopo? Una tecnologia innovativa come la nostra, che noi stiamo portando avanti dall'Italia, tieni conto che di cloud distribuito come il nostro ci sono due o tre aziende al mondo che lo stanno sviluppando e Cabit è l'unica in Europa. Questo significa che naturalmente c'è una grande possibilità di andare a utilizzare, a costruire infrastrutture di cloud innovative che siano anche complementari, diciamo così, con quelle tradizionali dei data center e c'è ovviamente spazio per farlo. Ma c'è bisogno dall'altra parte di avere un'attenzione particolare da parte delle aziende. Quindi questa campagna appunto cerca i pionieri, quindi aziende che a tutti gli effetti abbiano voglia di anticipare i trend tecnologici come quello del cloud distribuito, che è appunto un trend identificato da Gartner, come ti dicevo, aziende che condividono i valori della sostenibilità in termini di impatto ambientale, della sicurezza e della privacy del dato che deve essere ovviamente garantita e che allo stesso tempo vogliono beneficiare di una tecnologia che consente un risparmio di costi. Possono aderire a questa campagna, entrare a far parte di una rete dedicata, appunto, che stiamo mettendo in piedi solamente per loro, all'interno di un network di aziende selezionate, di cui appunto Linkem abbiamo dato menzione e su cui tante altre stanno aderendo. È una campagna che è ancora aperta per le prossime settimane e per cui appunto stiamo raccogliendo le ultime adesioni. Alla fine saranno circa fra le 30 e le 40 aziende, dalle grandi dimensioni ci saranno e ci sono già grandi enterprise italiane e aziende invece di più piccole dimensioni che inizieranno a utilizzare questa nuova tecnologia. E peraltro c'è anche una notizia di stretta attualità in cui si parla di cloud. L'INPS propone lo sviluppo di un sistema di comunicazione real-time
con l'Agenzia delle Entrate per ottimizzare tutti i processi comunicativi e ridurre i costi. Il cloud fisco, viene definito così in questa nota dall'Agenzia Radio Core, porterebbe notevoli vantaggi nel contrasto anche all'evasione fiscale, secondo Vincenzo Caridi, direttore generale IMS Tecnologia e Innovazione. Io intanto ringrazio Alessandro Cillario, co-CEO di Cabit, per essere stato qui con noi e per averci raccontato un po' che cosa succede sul fronte tecnologico e sul fronte appunto del tema che abbiamo affrontato e che appunto vedete anche nel titolo. Alessandro, buon lavoro, grazie ancora e ci sentiamo presto. Grazie a voi, a presto.